Milioni di anni fa c'erano mari e oceani dove oggi ci sono deserti. E se accadesse di nuovo? Trovare acqua al posto della sabbia dove ora ci sono i deserti. La vita sul pianeta sarebbe completamente diversa. La sabbia può agire come liquido se c'è un flusso d'aria abbastanza forte da farla risalire da sotto. L'aria riduce l'attrito tra le particelle di sabbia, creando più spazio, e le particelle iniziano a muoversi liberamente come se fossero in un liquido. Se un grande sfiato si aprisse improvvisamente sotto la crosta terrestre, soffiando aria da sotto, molto probabilmente quell'aria inizierebbe ad affondare come se ci fossero le sabbie mobili. Monumenti come le piramidi d'Egitto e la Sfinge sprofonderebbero sottoterra. Enormi città costruite sulla sabbia scomparirebbero. Il deserto del Sahara sarebbe più simile a un calderone ribollente. Le carovane con i cammelli sprofonderebbero. Ma non preoccuparti, gli animali non si farebbero alcun male. La sabbia liquida è piena di ossigeno e riuscirebbero a nuotarci attraverso. Ma cosa succederebbe se la sabbia si trasformasse in acqua invece che in una versione liquida di se stessa? Se questo accadesse in modo inaspettato e all'improvviso, si verificherebbero dei disastri lungo le spiagge di tutto il mondo. Immagina di stare su una bella spiaggia a prendere il sole su un materassino in mezzo all'acqua. Indossi gli occhiali da sole, le onde del mare ti solleticano i piedi, i gabbiani ti passano sopra la testa e hai un bel tè ghiacciato tra le mani. Una vacanza perfetta! Ma poi senti il materassino che si muove, un'onda ti colpisce, ti togli gli occhiali e ti ritrovi in mezzo al mare. L'intera spiaggia si è trasformata in acqua e l'acqua arriva fino alla strada dove ci sono le auto e le case e inizia ad aiutare altre persone nelle vicinanze a salire sul tuo materassino. Nuoti verso la nuova riva, vai a casa, accendi la TV e vedi che questo fenomeno sta accadendo in tutto il mondo. Centinaia di migliaia di spiagge sono allagate, l'acqua trabocca dalle strade e dalle case in città. Le persone hanno paura. Alcune lasciano le loro case, mentre altre prendono le loro tavole da surf e vanno a cavalcare qualche onda. E mentre parte del nostro mondo sta cercando di far fronte a un diluvio globale lungo le coste, un quinto oceano si sta formando. Prendi un aereo e voli sopra il più grande deserto di sabbia sul pianeta. Il deserto del Sahara si estende per 9,5 milioni di chilometri quadrati. In pratica è quasi quanto tutti gli Stati Uniti. In un solo istante miliardi di tonnellate di sabbia si sono trasformate in acqua. E tutta quest'acqua comincia a riversarsi. Gli animali che vivono nella sabbia, come ad esempio il gerboa, gli scorpioni, il cobra e molti altri, spariscono dalla faccia del pianeta. I paesi più vicini a questa zona sono devastati dall'alluvione. Il nuovo oceano comprende il Mar Mediterraneo, il Mar Rosso e il Mar Tirreno. Il livello dell'acqua negli oceani aumenta così tanto che la maggior parte dei paesi insulari deve evacuare verso i continenti. Nelle città costiere la gente si gode la propria vita. Alcuni prendono il sole, mentre altri cercano di fuggire dal calore. All'improvviso, il vento si alza e un'ombra appare per terra. La gente guarda perplessa mentre continua a crescere. Tutti guardano in alto e vedono che un enorme tsunami si sta avvicinando alla riva. Nelle zone desertiche è ancora peggio. Tutto viene sommerso in pochi secondi e si creano delle piccole isolette. Enormi onde colpiscono per un lungo periodo le coste delle città portuali. I luoghi più caldi del pianeta sono diventati posti molto umidi. La sabbia rovente si è trasformata in acqua quasi bollente. Evapora rapidamente formando piogge torrenziali. A causa dell'elevata umidità, la pressione dell'aria cambia e iniziano a soffiare forti venti. E in tutto il pianeta si formano nuvole. In tutto il mondo inizia a piovere per un lungo periodo, bagnando ogni luogo. L'acqua si mescola con gli oceani e si raffredda. I luoghi più caldi diventano più freddi. Con il cambiamento climatico si formano tornado e uragano che devastano il pianeta. La faccia del nostro pianeta si deforma. Nuovi mari, laghi e fiumi si formano. Prima la superficie del pianeta era ricoperta per il 70% d'acqua, ora è al 90%. Fortunatamente i cataclismi non durano a lungo, e anche se la sabbia ricopriva vaste aree, non era molto spessa. La profondità del mare è centinaia di volte più grande rispetto alla profondità della sabbia del deserto. In alcuni casi, la sabbia era spessa solo qualche centimetro. Soltanto alcune delle più grandi dune raggiungono i 45 metri di spessore. I livelli dell'acqua aumenterebbero drasticamente e probabilmente non tornerebbero più come prima. Ma col tempo il clima migliorerebbe. Ma poi succederebbe qualcos'altro. Ogni anno 2 miliardi di tonnellate di polvere salgono nell'aria e la maggior parte proviene dai deserti. Le particelle di questa polvere contengono elementi utili e batteri.
Il vento le trasporta in tutto il pianeta e un quarto di questa polvere va a finire nei mari e negli oceani. I batteri e le sostanze nutritive in questa polvere nutrono le piccole creature marine, come ad esempio fitoplancton o krill. Queste creature, a loro volta, sono cibo per piccoli pesci e persino le balene. E i pesci sono cibo per i predatori marini e quelli terrestri. Quindi, se le sabbie si trasformassero in acqua, l'oceano perderebbe un sacco di nutrienti. La buona notizia è che non durerebbe a lungo. Nutrienti e batteri sono capaci di adattarsi a nuove condizioni e sarebbero in grado di evaporare insieme all'acqua che si trasforma in nuvole. La più grande varietà di creature marine vive in acque poco profonde, non lontane dalla costa. Il deserto che si è trasformato in acqua sarebbe il luogo ideale per prosperare. Comparirebbero nuove specie di animali che potrebbero sopravvivere nell'acqua calda. Molte creature che vivevano nelle sabbie calde si sono ora adattate alla vita marina. I cammelli imparerebbero a nuotare e i piccoli rettili potrebbero trattenere il respiro sott'acqua per molto tempo. Grazie al clima caldo e le acque poco profonde, un'enorme quantità di alghe resistenti alle alte temperature crescerebbe sul fondo marino. Il nuovo oceano assomiglierebbe a un giardino multicolore di piante marine. Le persone cercherebbero di adattarsi. Le città verrebbero costruite su grandi piattaforme di legno, proprio sull'acqua, e verrebbero ancorate con lunghe catene. La pesca diventerebbe la principale fonte di cibo per tutta l'umanità. Le auto non esisterebbero più, ma tutti userebbero le barche. Famose marche di auto costose ora progettano yacht e navi di lusso. Inoltre tutti imparerebbero a nuotare e nelle città costiere tutti quanti sarebbero degli ottimi nuotatori. Tutta l'acqua dolce del pianeta si mescolerebbe con l'acqua del mare e diventerebbe salata. Le persone dovrebbero creare dei filtri speciali per rendere l'acqua fresca. Le razioni globali aumenterebbero sempre di più. E nessuno in tutto il pianeta rimarrebbe senza. Ma cosa succederebbe se tutto diventasse ancora più strano e tutta la sabbia del pianeta, non solo sulle spiagge e nei deserti, diventasse liquida? Tutte le clessidre del mondo accelererebbero, perché l'acqua scorre molto più velocemente attraverso la sabbia. La sabbia viene anche utilizzata nell'edilizia. Viene impiegata nel calcestruzzo e per costruire le fondamenta. E sarebbe impossibile creare mattoni e argilla senza sabbia. Quasi tutte le case, non contando quelle fatte in legno, si sbriciolerebbero. Ma le case di legno marcirebbero a causa degli alti livelli di umidità. La sabbia è usata persino per creare il vetro. Le produzioni di specchi, finestre e lampadine sarebbero al collasso. Anche le riserve di acqua potabile diminuirebbero, perché la sabbia viene utilizzata per filtrare e purificare l'acqua. Ci sarebbero degli enormi ingorghi di traffico sulle strade, perché non potrebbero più esistere. Immagina di guidare un'auto le cui ruote si trasformano in gelatina. I veicoli non potrebbero più transitare. Anche gli aerei non potrebbero più volare perché le piste di atterraggio sono fatte con la sabbia. Gli unici mezzi di trasporto sarebbero le imbarcazioni. La sabbia è presente quasi ovunque sul nostro pianeta e l'acqua inizierebbe a spuntare anche dal terreno. La Terra si trasformerebbe in una grande palude e spostarsi sarebbe molto difficile. I livelli d'umidità aumenterebbero in modo significativo e la nebbia ricoprirebbe i cieli. Un enorme numero di alligatori, salamandre, rane e altre creature delle paludi invaderebbero il pianeta. Alcuni insetti si evolverebbero, diventando più grandi a causa delle nuove condizioni. E le persone, sempre se riusciranno a sopravvivere, per adattarsi al nuovo ambiente, potrebbero avere le squame. La Terra apparirebbe come qualcosa che vediamo nei film di fantascienza, ma fortunatamente non succederà mai veramente.